Amici di Onda Libera TV, buonasera. Siamo a Fano, in un suggestivo squarcio accanto al Teatro della Fortuna, dove sta per iniziare un concerto particolare. Siamo qui insieme a Elisa Ridolfi e ad Anissa Guisi, che tra breve si esibiranno. Su Elisa Ridolfi sappiamo la sua carriera sul Fado, la voce fanese prestata al Fado, che ormai è uscita dai confini fanesi, ormai è conosciuta. Invece Anissa Guisi è una cantante. Principalmente cerco di fare musica orientale, esatto. Orientale, okay. Popolare. Okay. Allora, Elisa, questa serata com'è nata? Questa serata è nata in maniera molto spontanea. In realtà siamo un gruppo di persone che hanno l'onore e la fortuna di poter esserci e di condividere un'emozione grande omaggiando un amico, Marzio, che appunto purtroppo se n'è andato prematuramente e che amava tantissimo la musica, e quindi è stato fatto tutto un lavoro da parte di Andrea Mele in particolare, ma anche della famiglia, credo, eccetera, che è quello di cercare di nobilitare un po' il suo percorso musicale. Quindi faremo tutto quello che piaceva a Marzio, ci saranno delle immagini dei suoi disegni, insomma è questo, informalmente. Quindi questa sera non ti esibirai nel Fado, ma un altro genere musicale. Stasera sia io che Anissa, perché Anissa insomma canta appunto anche in arabo, quindi invece noi saremo americanizzate e ci muoviamo su James Taylor, perché è stato appunto l'ultimo concerto che ha visto Marzio, e quindi abbiamo questo repertorio, omaggiamo questa sera. Anissa, la tua carriera musicale com'è nata? È nata tanto tempo fa con il flauto traverso, poi mi sono approcciata al canto, essendo italo-algerina. Ecco, canto in più lingue, quindi col canto è entrata a far parte, ecco, della mia vita, l'altra parte della mia vita, quindi l'Algeria, l'Oriente. Quindi la musica medio orientale ha influenzato, diciamo, notevolmente, sì, la tua... Cerco di mischiare queste mie due parti nella musica e soprattutto nel canto, sì. Allora, grazie, in bocca al lupo per la serata, per una serata diciamo molto particolare, certo. In ricordo di questo ragazzo, sì, che... Sì, molto emozionante, emotiva, e sinceramente io spero che sia un inizio anche, no? Perché legato poi a questi eventi, perché no, insomma, riproporlo negli anni, che sono belle memorie anche per la famiglia, eccetera. Bene, grazie mille, in bocca al lupo di nuovo. Amici di Onda Libera, un saluto.